Ma è mai possibile che ogni volta che devo andare a girare debba piovere? Oh, idea! Ci vediamo dopo la sigla. Nice place! E chi abbiamo qua? Buongiorno. Buongiorno signore! Bene ragazzi, oggi ci siamo attrezzati col nostro carrello degli show. Per chi non lo sapesse, noi ci siamo creati un'attrezzatura portatile per fare gli show. Solo che 2020 ci ha un po' stroncato, un po' tutti quanti credo. Quindi oggi siamo venuti qua nel capannone dell'azienda immenso, che è bello sgombro oggi, quindi in queste natalizie 28.000 iscritti, non so parlare. Quindi in queste vacanze natalizie potremmo girare in questo posto al chiuso, in un posto riscaldato addirittura, ragazzi, dato che fuori fa un freddo bestiale. Ma io direi che non mi soffermerei troppo a vedere il tutto qui chiuso, ma facciamo un bel timelapsino e ci vediamo quando il tutto è montato e settato. Ce l'abbiamo! Mi facci vedere, tortello! Dai! Andiamo a mangiare, Toto! A few moments later. Ok, abbiamo mangiato, ci siamo rimpinguati di cibo fino a... Ha raggiunto anche il gruppo, il nostro Andrea Grigioni, e continuiamo l'operazione. Bene, la rampa l'abbiamo completamente assemblata. Guardate qua che bella, 3 metri di piano, 2,20 metri di altezza. È una bella bestia. Adesso ci tocca solo metterla in linea con il carrello e poi mettiamo il back. Ragazzi, ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo, ragazzi! Cioè, guardate che bomba che è! E abbiamo anche il nostro amico Diego! Ciao, Diegone! Cioè, guardate qua che bestia non è, ragazzi, cioè, è gigantesco. 7 metri di lunghezza per 2 e mezzo di altezza. Tanti bambini qua giocano. Dai, subito, veloce, veloce! Yo, man! Bene, ragazzi, quindi ora che abbiamo setappato tutto quanto, direi che possiamo protezionarci da cima a fondo e testare effettivamente tutto il nostro setup. Ricordo che questa è una lunghezza minimissima per poter fare uno show, quindi lo spazio è molto risicato, diciamo. Pochissimo spazio tra rampa e atterraggio. E soprattutto, quando atterreremo, dovremo frenare per evitare di entrare in un trapano, però vabbè. Questa è tutta un'altra storia. Ok ragazzi, ci siamo protezionati, siamo pronti per iniziare a girare. L'avete visto anche nell'intro, questo è il mio nuovo sponsor per quanto riguarda l'alimentazione e per gli integratori sportivi, Bulk, che adesso ha appena rifatto il loro nuovo sito, quindi vi lascio il link in descrizione, andate a darci un'occhiata per tutto quanto riguarda l'alimentazione, quanto proteico, dietetico, vegano, tutto quanto.
qua l'atleta. Adesso iniziamo a fare un po' di riscaldamento, dato che siamo freddi come non so cosa. Prego, a lei, dottore. Siamo alla salita. Momento catartico, ragazzi. Tantissimi pio... Ah, siamo già arrivati in cima, ok. Ah, buongiorno. Ok, first lap, prima prova. L'unica pecca, ragazzi, che devo tirare il freno. Ho lasciato il freno un po' mollacchioso e non è che sia al massimo. Attenzione! Ah, giochiamo assieme? Barspin. Dai, Barspin. Easy. Un grigione, Barspi! Guarda lì! Oh mio Dio! Non avevo il freno in mano io! Vai, Diego! A 200, cazzo! Sgheppo nelle macchine! Milasso. 3-6. Attenzione, attenzione. Cazzo, è piccolino per fare 3-6. Drum, attenzione. 360 doppio giro manubrio. Watch what you say, don't offend them. They keep in the realm, they commend them. People like get your wife pregnant, but I ain't trying to be dependent. Che paura! Raga, questa è la sagra dello sketch proprio. I need the only you run it. Oh, Taylor perfetto, ragazzi. Sembro quasi capace. Oh mio Dio, salvato. È ancora vivo. Mica, sono atterrato seduto, ragazzi. Non ce n'è di tempo in aria. 1, 2, 3, chicco. Allora dillo che sei bravo, eh. Allora dillo che sei stronzo, così mi tocca fare 3 whip. Oh mio Dio, è minuscolo, ragazzi. È microscopico. Il nostro master tortello ha detto che flippare è facile, quindi siccome è facile noi lo renderemo difficile con un po' di brivido e di paura. Very easy. Sono arrivato corto. Bulcino, reintegriamo i liquidi e via. Torquato testa da atleta professionale a guarda linea di tennis. È un attimo, ragazzi, con questa roba. Vai, chicco! Oh! Oh, quasi! Oh, pesciolata! Guarda te, se si la bici inglobata! No! No, dai! Oh! Oh, no! Mi storta tutto! La tua anca ringrazia il bag perché era morbido. Ecco. Oh, salvato! Mamma mia! Chiuso! Rischio della morte! Mai più, ragazzi, mai più! Treninello in backflip, raga! Smoking that dope from Edmund. We the new meth and Redman. We in real blood, but we brethren. Run up a check and it's pending. She talking my news, we'll send them. The fam, you a dead man. Jesus, peace on my pendant. And we still independent. ISO, yeah, we training. Bene, ragazzi, la session possiamo dichiararla conclusa. La morale di questo video, la morale Toto, della favola è che ci siamo sbattuti per girare quando piove, anche se non ci sono le possibilità. Ovvio, una condizione molto particolare, non è che lo possono fare tutti, ma è solo perché noi avevamo questa struttura per fare gli show e l'abbiamo sfruttata in questo momento triste, con la pioggia, con la neve. Però, ragazzi, qui, ragazzi, avete visto un video di riding. Non vi ho spiegato troppo il perché di tutte queste strutture e tutto quanto. Se volete scoprire cos'è Rip Kick Bike Show e perché noi abbiamo questa struttura, vi lascio qui in alto il video di Torquato Testa. Dai, cosa hai spiegato nel tuo video? Cliccatelo. Niente, un po' la storia di tutto il Rip Kick Bike Show. Quindi come abbiamo costruito le strutture, da cosa siamo partiti, perché abbiamo creato Rip Kick Bike Show. E che cos'è Rip Kick Bike Show? È un po' uno scioglilingua. Grazie, promo finita. Ciao. No. Ciao. Quando io dico vaffa, voi dite culo. Vaffa. Verrà bippata questa parte. Quindi, ragazzi, detto ciò, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale perché arrivano video sempre più belli e soprattutto ci supportate in tutto quello che facciamo. E niente, ragazzi, quindi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovissimo video.